che la cultura non ha avuto e non la prendeva molto in considerazione. Io mi trovo nel suo discorso, mi trovo in quello, cioè, ecco, due passi indietro, partiamo sempre dal carcere, passiamo sempre da quel carcere lì che diceva medioevale, in cui non potevi esprimere assolutamente nulla, assolutamente niente. Per cui nel nostro percorso, quando abbiamo iniziato, noi eravamo abbastanza coscienti che mancavano dei presupposti, mancava... Sì, ma... Adesso, oddio, vabbè, io legavo un po' il suo discorso a quando lei diceva, è come, cioè devi essere chiuso in una cella 24 ore o 6 mesi, no? Non devi perdere, perché 6 mesi sono tanti, e quindi rischi di diventare altro, quindi devi avere questo tipo di... E devi conservare quelle tue emozioni che non riesci assolutamente a esprimere, o perché non c'è nessuno che li riceve e ti rendi conto che non c'è nessuno che li riceve, oppure nel mio caso poteva essere la timidezza. Io sono sempre stato una persona molto timida, per cui adesso mi sono un po' così, dissi, vabbè. All'università un giorno un ragazzo, avevamo un incontro, eccetera, io ero molto preoccupato, ma ero impreparato, a scuola ero sempre impreparato, per cui me la cavo impreparato, non ti davano le bacchettate nelle mani, no? Quello alle elementari, mentre alle medie non c'erano più le bacchettate. Quando l'ho scoperto, bene, impreparati era la parola magica, non me ne fregava, faccia quello che crede, io tengo. All'università con lo studente. Lei mi segue. Stavamo parlando della restrizione, eccetera. Cioè il problema che noi avevamo lì, che avevamo degli importanti, come diceva lui, delle importanti esperienze politiche che erano nel PC, eccetera, eccetera. Quindi avevamo letto qualche libro, avevamo fatto nei quartieri, tutto quello che la militanza comportava, però una militanza di quegli anni lì, anni 60, anni 50 addirittura, capito? E poi il Partito Comunista in Italia era una cosa immensa, una cosa, e quindi nei nostri quartieri operai, soprattutto in Torino, eccetera, eravamo, diciamo, all'interno di questa cosa qui, e quindi avevamo diciamo un retroterra che ci permetteva di trasmettere a dei delinquenti, a degli proprio trasmettergli, cercare la strada con loro per fare qualcosa. All'interno di questo era necessario, indispensabile il libro, era indispensabile questa cosa qui. Quando questa cosa qui non ce la davano, io mi sono preso una punizione di 15 giorni di celle di isolamento, perché mi avevano trovato un pezzettino di matita nascosta nella perquisizione. Era vietato, cioè era... Noi le prime rivolte l'abbiamo fatto per questo, per il giornale e per un foglio di carta. Le prime rivolte in galera sono state queste, perché noi senza di questo, senza avere la penna, senza avere, non potevamo comunicare niente a nessuno.
Allora approfittavamo dei processi, in processi facevamo casino, eccetera, per cui il Corriere era costretto un giorno dopo di comunque fare il pezzo, eccetera, e lì comincia la cosa. Allora abbiamo capito il valore della comunicazione. All'interno di questo, ma ci sta anche la poesia, ci sta la poesia, però la poesia, per quanto mi riguarda, e io la ritengo comunque sempre una poesia collettiva, io la ritengo perché quando scrivevo una cosa con il ragazzo, ho letto ieri, gliela passavo vicino, dicevo, senti, vedi, ti piace, funziona, non ti piace, eccetera, diceva, sai, tutte erano, la risposta era sempre una, mi diceva, ma sai che hai scritto una cosa che io l'ho pensata sempre, ma l'hai fregata, dice, ma mi hai fregato questa cosa, no, io questa ci ho sempre pensato, hai capito? Per cui io dicevo, guarda che anche tu, io forse ho una capacità di più la tua, è l'appunto, però parlo di te, di me, di noi siamo entrati in una situazione in cui Dio era predominante, perché eri con il massimo del soggettivismo che esisteva in questa società, era nella galera, perché c'era il bandito, c'era quello che se la tirava, c'era quello che... però erano tutti individualità, e quando loro si battevano, si battevano da soli, e quindi erano disperati, non avevano, mentre invece con la matita, con le cose eccetera, abbiamo cominciato a capire che noi potevamo, e quindi comunicare. Allora il giornalista che si avvicinava, quando come oggi è arrivata la signora lì eccetera, si avvicinava nel momento di pausa, diceva come va e come non va, allora noi non stavamo lì molto. Allora cominciavamo a parlare con lui, uno dei più grossi giornalisti del Corriere della Sera, adesso mi sfugge il nome, non ci ricorda neanche, però dato che la corte si era ritirata, lui è stato lì un'ora ad ascoltarci e gli abbiamo spiegato che cazzo era questa cazzo di galera che ci davano. Lui alla fine disse, domani vi farò una sorpresa, noi non ci ridavamo il giornale in casa, quando arriviamo il domani, lui col presidente di Falsenio Siviglia daglielo, ci dà, ha fatto un paginone suo, e di lì che è iniziato la cosa, perché quel pagino l'abbiamo nascosto, l'abbiamo portato in galera, l'abbiamo portato dappertutto. E quindi diciamo, questo è il problema, noi dobbiamo fare le cose quando noi siamo convinti di poter fare il volantino, noi lo dobbiamo fare, perché nessuno ce lo può fare, non ce lo può fare lo sbirro, no, ce lo fa, tu te lo devi fare. Quindi noi ci facevamo il nostro volantino, ci preparavamo, andavamo al processo, invece che dice sì, ho rubato, ma non me ne frega niente, dice faccia quello che vuole, però io voglio dire una cosa, il carcere, eccetera, eccetera. Tutti i proletari hanno cominciato a fare questo lavoro qui, ne hanno messi, capisce? Capisce signora? Ecco, beh, io generalmente do del tuo alle persone che mi piacciono, e quindi la storia della poesia, le posso citare, no? Abbiamo anche perché poi queste poesie qui, quando andavano, finivano fuori, venivano a cominciare a perché noi avevamo una cosa che sfugge, che è la più importante, e che appunto avevamo detto che c'era un grosso movimento rivoluzionario fuori, e questi qua facevano delle grosse manifestazioni, al sabato facevano ammazzate, ne prendevano 10, 15, mettevano in galera, e noi eravamo lì che li aspettavamo, adesso discutiamo, vediamo, eccetera. Poi loro uscivano dopo 15-20 giorni, arrivavano altri, noi così che ci siamo organizzati con loro, e loro portavano via i documenti, cominciavano, diventò comunque un organismo di cui tutti i movimenti
tenevano conto, si chiamò I Dannati della Terra, che era I Dannati della Terra. Ecco, e quindi tant'è che avevamo capito che una rivolta era troppo evidente, però magari uno sciopero così. Dici no, non lo facciamo perché non finiamo sul giornale per una cazzata del genere. Allora non ci interessa neanche sprecare, facciamo altro. Avevamo capito questo meccanismo prima che qualcuno lo teorizzasse. Capito? Ecco, e questo è... Va bene. Allora, prima di passare la parola alla professoressa Milena Vecchi, volevo dire che la poesia di Santi ha ricevuto parecchi apprezzamenti anche di grande valore, tra cui mi piace leggere questa nota che gli è arrivata da niente meno che da Primo Levi. Tralascio un attimo la prima parte, perché nella prima parte Primo Levi cerca di fare una distinzione tra la sua vicenda di detenzione nei campi di Auschwitz e quella di Sante, quindi è evidente insomma che sono due cose assolutamente diverse, per cui io mi soffermo semplicemente sulla parte della poetica. Quindi lui dice: detto questo, devo subito aggiungere che le tue poesie, alcune come sai le conoscevo già, sono belle quasi tutte, alcune bellissime, altre strazianti. Mi sembra che nel loro insieme costituiscano una specie di teorema, sì, e ne siano anzi la dimostrazione, sì, cioè che è poeta solo chi ha sofferto o soffre, e che perciò la poesia costa cara. L'altra, quella non sofferta, di cui ho piene le tasche, è gratis. Memorabile fra tutte, addirittura miracolosa per concisione e intensità, è Posto di Guardia. Ti ringrazio per avermele mandate, le rileggerò, le farò leggere e ci penserò sopra. Pensaci sopra anche tu, forse lo scrivere è il tuo destino e in molti sensi la tua liberazione. Primo Levi. Allora, passo subito il microfono alla professoressa Milena Vecchi. Grazie a tutti, anche agli studenti che purtroppo se ne sono dovuti andare perché hanno i mezzi e comunque molti non sono viaggio, e beh, a un certo punto scappano via, però credo che si tratta un po' di tirare, non lo so, di tirare somme, di raccontarci altro, cos'altro dobbiamo dire. Io un paio di appunti, libri, perché i libri sono gli strumenti che accompagnano la nostra storia. Ho letto le poesie scritte da Sante Luca Nicola durante un trentennio, giusto? Durante un trentennio. Gli anni di una particolare storia d'Italia, quella storia che io personalmente non ho vissuto così in maniera forte, sicuramente no. Però adesso ho voglia di conoscere o di riconoscere, anche perché in effetti la storia si ripete, è un passato che diventa presente, un presente che ritorna al passato, e forse un po' conoscendo quello che non abbiamo studiato quando eravamo ragazzi, per tanti motivi, non sto qui a raccontarli, però allora alla fine forse anche riprendendo questi momenti e il contatto diretto con chi l'ha vissuto a me mi interessa particolarmente, perché insegnando storia dell'arte contemporanea, quindi la storia del XX secolo, che è una storia dell'arte contro una tradizione che ancora oggi non si riesce a capire, non si riesce a comprendere. Ancora qui, in accademia, devo dire, non è una denuncia, ma è un dato di fatto. Ci si ferma a un certo periodo. L'Ottocento, bene o male, sì, però il Novecento, nonostante tutti gli sforzi, sì, non tutti gli studenti, non voglio fare polemica, però è difficile. Chi è Picasso? Gli espressionisti,
e abbiamo i disegni di Franco Perrone, che sono espressione di questa forza, no? Anche le tecniche utilizzate in incisione, la xilografia, pennarello, almeno, e comunque non mi dilungo qui a parlare di tecniche, però perché il segno graffiante è la voglia di un artista di esprimere qualcosa che ha dentro, come un poeta, come Sante, che è stato lì un'anima rinchiusa in un muro, oppure tante anime, perché un'anima sono diventate tante nello stesso tempo. È il muro della prigione, ma è il muro della vita, della vita di ciascuno di noi, della vita di un artista, di un artista che racconta attraverso la pittura, attraverso il segno, attraverso lo spettacolo, attraverso il teatro, attraverso il video, la fotografia, quante sono le forme dell'arte oggi, non riusciamo più a contenerle o a distinguerle. Non si parla di sculture, scusatemi, me ne ero dimenticata, ma insomma è chiaro che c'è la forza di un artista che deve scolpire, la forza di un artista che esprime con la sua rabbia tormenti interiori, angosce, delusioni, paure, follie, fobie, ossessioni, quanti di termini possiamo utilizzare, no? Quante per esprimere i sentimenti. E allora la storia dell'arte del Novecento è questa, perché ha vissuto le guerre, perché ha vissuto tormenti, rivoluzioni, guerre, guerriglie, ha vissuto la miseria, ha vissuto la paura e ha vissuto attraverso gli artisti che hanno visto anche distruggere le loro opere. E questo insomma non è poco, penso, perché io non sono artista, però studiando e entrando un po' nei meccanismi dell'arte mi sono anche non riconosciuta, ma comunque ho cercato di capire cosa questi artisti hanno effettivamente voluto rappresentare, per poterlo spiegare agli studenti che mi ascoltano. No, sicuramente qualcuno arriva il messaggio, penso. E poi cos'altro? Quelle poesie così in fretta, scelte, perché tante, veramente devo dire che anche io l'impatto è stato, non lo so quale espressione utilizzare, però è stato forte. Perché era una storia veramente sì conosciuta, ma così perché quel muro che a volte non si pone davanti, non lo sai neanche perché come dice, non so dove l'ho letto, ma comunque spegni la televisione e allora spegni la luce, spegni l'attenzione, spegni il coraggio, forse non lo so, di capire, di conoscere, però a un certo punto arriva il momento in cui devi sapere, perché oppure lo cerchi, dipende da noi cercare questo, di attraversare questo muro, di passare, di sfondarlo, di farlo crollare, non lo so. E comunque, ritornando al discorso, perché la scelta di quelle poesie? Perché il libro, dicevo prima, è la fonte, no, della cultura. La risposta potrebbe essere questa: i libri, noi ancora utilizziamo i libri pur con internet, pur con tutte le forme, altre forme, insomma, di cultura che oggi, di informazione, comunicazione che oggi esistono. Perché il libro è un affetto. Io ricordo un artista una volta, era un artista iracheno, piangeva pensando che avevano distrutto le biblioteche, e lui aveva così affannosamente raccolto qualche foglio così sparso, l'aveva recuperato, bruciato, bruciacchiato, ormai lacerato, non diceva più niente questo foglio, però era un foglio di un libro, era il foglio di un libro, della sua storia, della sua, del suo paese, della sua vita anche. E l'ha raccolto lì, quella, dice, che cos'è questo? Beh, è un'opera di arte contemporanea, io penso, o comunque potrei dire, non lo so dove è finito, se c'è l'artista, ma potrebbe essere adesso questo, ecco, tra realtà, sogno, verità,
emozione, tante sono, sono le espressioni che un artista pesante Don Nicola ci ha raccontato. Io le poesie ho notato un'emozione, non una, tante emozioni, che emozioni, perché ogni poesia giustamente dice non sono le mie, sono le mie, però le abbiamo condivise tutti. E allora, per completare, perché non vorrei stancare tutti, il pubblico, l'arte è questa, l'arte è la poesia, l'arte è la musica, in ogni forma di la scultura, la pittura, scusatevi se non vi nomino tutta la scena, lo spettacolo, il teatro, è universale, deve essere universale. Nel momento in cui parliamo di opere d'arte, di storia dell'arte, parliamo di universalità, quindi è qualcosa che dura nel tempo. Non si dà, è fine storia e quindi è memoria, oltre che presente. Il presente diventerà memoria, sperimentazione, ma quello che è l'arte, l'arte è universale, l'arte è qualcosa che c'è stato. Andiamo una poesia, andiamo. Vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare, vorrei, quella generazione che si fermò sul testamento di Julius Fučík, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi. La generazione che correva compatta da Topacerni a consolarlo, a consolarsi. Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia la citasse oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'Officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui vorrei gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta, il baracchino con la pasta scotta, l'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta Mercurio, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa del Concesso sul ballatoio, ritrovare per un attimo solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Carrone e mi insegnò poi che fare il culo era il crimine più grande. In ultimo, vorrei chinarmi assolto sul elenco angoscioso che non c'è più e nascondermi vorrei via Giusella, la più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio violento, feroce, l'ira, ma pure ritrovare le radici in questo quartiere, piatto come l'anima, vasto come l'orgoglio, amato e vissuto da quella generazione, la più infelice, la più dura, la più cara. Allora, io ora magari sarebbe il momento che arrivasse qualche intervento dal pubblico. Io, se mi permettete, volevo leggere 4 righe, più altre 8 in tutto, perché ritengo che siano un po' la chiave di tutto questo straordinario libro che continuo a segnalarvi, che tra l'altro potete trovare in edizione originale su eBay, perché qualche copia c'è, e c'ha, su questo, rispetto alla ristampa, c'ha
una prefazione di Pio Baldelli, che all'epoca era il direttore di Rotta Continua e che secondo me serve a contestualizzare molto, diciamo, la vicenda. Dopodiché la nuova edizione invece, che è stata pubblicata sempre dal collega Odradek, invece c'è una prefazione di Henri De Luca, per cui io vi suggerisco di comprarle tutte e due, faccio pubblicità al mio collega. Allora, io volevo leggere questi brani perché secondo me ci possono aiutare, non che abbiate bisogno di stimoli, ma comunque ci possono fare ritornare un attimo nel cuore del problema. Noi a un certo punto Sante dice: ero fortunato perché avevo un bagaglio di esperienze come militante del PC, esperienze che mi avevano fatto comprendere che anche il carcere è un luogo di sfruttamento e che la repressione è soltanto più brutale, istantanea, senza mediazione alcuna. Soprattutto avevo imparato che un militante, ovunque si trovi, in qualsiasi condizione, resta tale e che il suo compito è preciso e invariato: lavorare per migliorare le persone e l'ambiente che lo circonda, senza curarsi molto della sorte personale, se non migliorando se stesso, studiando per impossessarsi sempre più degli strumenti idonei per portare avanti il suo lavoro. Ed è stata questa convinzione che ha aiutato sicuramente Sante a sopportare i 30 anni di galera. Dopodiché l'altro pensiero che trovo eccezionale è la sua dichiarazione che lui lesse durante le fasi di un processo. Prendo solamente un brano che dice questo. Vabbè, lui dice: voglio chiarire il mio atteggiamento, eccetera, eccetera. Allora mi si indica come esempio del male, mentre i fatti che voi oggi giudicate, l'uomo che io ero, altro non sono che il prodotto di questa società borghese, corrotta e malvagia, questa società che pone i poveri di fronte a un'unica alternativa, e qualche volta nemmeno a quella, lo sfruttamento o il carcere. Attenzione, se io sono un criminale, e lo nego apertamente, sono esattamente quale voi ne avete fatto. La criminalità è roba vostra, essa è prodotta e riprodotta continuamente, inevitabilmente, deliberatamente dalla società classista nell'interesse della classe dominante. La criminalità consiste nell'egoistica ricerca del profitto e del successo ad ogni costo, nella sopraffazione dei deboli, nello sfruttamento legalizzato, e tutto ciò è roba vostra. Consiste per chi entra in prigione nell'accettare il carcere diventando dei delatori, degli opportunisti, dei ruffiani per ottenere privilegi, concessioni, libertà anticipate, calpestando i compagni di pena, ingannando l'opinione pubblica con falsi pentimenti, tradendo tutto e tutti e prima ancora se stessi. Tutte queste cose Sante le scriveva nel 1972, giusto? E secondo me sono di un'attualità estrema. A questo punto il dibattito è doveroso. Posso fare una domanda per un certo minuto? No, ma quello che ha detto è complicato. Volevo solo chiedere se oggi si sente un uomo libero. Se oggi? Se lei si sente un uomo libero. Libero. Non ci ho mai pensato. Sì. Mi chiedevo perché dopo sì, libero, libero sempre nel, sì, libero dopo aver attraversato quelle cose lì, eccetera, sicuramente, però la però non fino in fondo no, assolutamente no, perché molti di quei problemi li abbiamo, diciamo, realizzato qualcuno con e mi riferisco comunque il carcere ce l'ho nel cervello, lei l'ha sì, capito, ecco, quindi personalmente ho fatto altre cose, ho cercato anche la vita normale, volevo vedere com'era, la normalità, eccetera. In parte ci sono riuscito, ma esiste sempre comunque un problema grosso, che tutto ciò che noi avevamo in qualche modo avevamo conquistato lottando con anni di galera, con processi accumulati, con gli isolamenti esagerati, tutto quello che
cambiato il sistema carcerario. Però nel momento in cui è